la più grande realtà industriale della città di Fano, avrà la possibilità, grazie ad una convenzione pubblico-privato, di rafforzare e migliorare le proprie strutture per meglio affrontare le sfide dei mercati e continuare il proprio sviluppo, fonte di occupazione e benessere economico per la comunità intera. E tenete conto che una impresa che va bene assume centinaia e centinaia di dipendenti, che tiene alle dipendenze. Se un'impresa non ce la fa più perché non riesce a stare sul mercato, quando chiude noi perdiamo migliaia di posti di lavoro e perdiamo anche l'indotto. Quindi noi abbiamo, come dire, un'indicazione dei studi socio-economici che va verso il rafforzamento anche del secondario, anche se l'economia sta andando verso il terziario, ma se mi apre un bar assume una persona o due, se chiude un'impresa di un certo tipo manda a casa centinaia e centinaia di persone. Due importanti delibere in ambito urbanistico saranno presentate nel Consiglio Comunale di venerdì prossimo 21, che riguardano varianti per una convenzione pubblico-privato tra il Comune di Fano e l'Alfa Immobiliare, già previste tra l'altro nel piano regolatore del 2009 e dalla quale il Comune non può sottrarsi, tra l'altro pena pesanti rivalse e penali da pagare. Grazie a questa convenzione nelle casse del Comune di Fano però arriveranno 335.000 euro e la Profil Glass di ampliare le proprie strutture di 8.200 metri quadri grazie a due modifiche della variante. La prima, che permetterà la realizzazione del tratto stradale compreso tra l'ottava strada e via Vampa, nonché lo spostamento e la miglioria idraulica del fosso della Carrara, che verrà raddoppiato in profondità e ampiezza, mettendo così in sicurezza le abitazioni che anche di recente erano state minacciate dalla sua esondazione. E l'altra riguarda la realizzazione dell'asse secondo anche per la parte spettante al Comune di Fano, sempre a carico dell'Alfa Immobiliare, entro però il 2025. Viene realizzata una nuova strada, vengono realizzati i sottoservizi e il costo complessivo di questo intervento è tra i 900.000 e 1.000.000 di euro. L'altro atto che viene in consiglio invece è una variante, ma anche qui una variante non sostanziale. C'è una strada che si chiama quindicesima strada, non di proprietà del comune, ma in cui il comune vanta un uso pubblico, che serviva alcune abitazioni. Queste abitazioni sono diventate proprietà di Alfa Immobiliare, quindi non sono più usate come civile abitazione e vorranno essere usate, secondo la previsione di piano, come superfici artigianali. A questo punto la strada che accede alle case non serve più a nessuno, quindi noi consentiamo di cancellare questa strada interna e a fondo chiuso. Però diciamo, non diamo solo un vantaggio, togliamo questa strada e, riperimetrando il comparto, mettiamo l'ultimo tratto di un asse che si chiama asse secondo, che altrimenti avrebbe dovuto essere realizzato a spese del comune, viene posto a carico del soggetto privato che interviene.